Madonna Santa non mi tocchi! Ha toccato me le mie compagne! Quello non è cantare! Non mi tocchi! Questi non ci hanno ammazzati perché c'era la telecamera. Coraggiosi, come vi comportate? Siete già in stream. Sta avvenendo tutta Italia, dai! Ragazzo, mi ha detto che è stata molestata dai vostri colleghi, con che cazzo di faccia vi presentate? Grazie! Grazie! Per uno striscione, bravi! Complimenti! E gli abusi di potere nei confronti di chi oggi ha accompagnato Marta, una giovane donna che verrà minacciata, vergogna, 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 vergogna. Non mancano le vostre scuse e le vostre bugie. Sappiamo bene cosa è successo quella notte e di come vi siete divertiti a picchiare e massacrare la gente. Una donna, una ragazza no TAV. Casualmente mi è toccato rinascere a Pisa, ma sarei potuta benissimo nascere in Val Susa, perché sono no TAV fino al midollo. Sono una no TAV e sono anche una compagna cresciuta con Marta, nelle occupazioni delle case, nelle lotte per la riappropriazione, nella difesa dei territori e degli spazi di vita. Oggi sono tornata qui per accompagnare la mia amica, la mia compagna, la mia sorella Marta, per non lasciarla sola nelle mani di quei porci bastardi. I maschi porci, a tutti quei maschi mascherati invisibili, a tutti quegli uomini che Dio da un fondo pensano di stare con la vita del mondo, invece... Non voglio disturbare.
questo luogo di menzogne e bugie, che sono stati qui ad aspettare col cuore e la mente protesa verso di lei, verso la lotta no TAV, sua e nostra, di tutti quanti, ogni giorno e ogni minuto, ad aspettarla qua giù, fuori dalle bugie di quegli invisibili senza volto in divisa, lontani dalle vere menzogne di chi mette la propria faccia solo per provocare e fare carriera, come il vero bugiardo, il vero infingardo di Stefano Esposito.